Bella gente di YouTube, ciao a tutti da GhostoNet. Ciao a tutti da Giusy. E benvenuti alla consueta puntata di Uomini e Donne. Oggi è andato in onda il Trono Over, con protagonista il trio Lescano, ovvero la triade delle divinità, Gemma, Giorgio e Marco. Prima di cominciare, vogliamo innanzitutto ringraziare uno per uno tutti coloro che ci stanno sostenendo in questo periodo. Il nostro canale è relativamente nuovo, è un mese che abbiamo iniziato questa splendida avventura. Abbiamo un riscontro molto 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 positivo e di questo non possiamo far altro che ringraziarvi. Siete tantissimi, ci state supportando con i mi piace, con le iscrizioni al canale e soprattutto con i vostri commenti che ci fanno esattamente capire come muoverci in futuro. Vi ricordiamo, per chi non l'avesse ancora fatto, di iscrivervi al nostro canale, perché ricordatevi che con più siamo, con più ci divertiamo. Ma prima di cominciare, sigla! Popolo di YouTube, volevo informarvi che abbiamo risolto il problema della siccità. Le dighe non serviranno più in futuro. Nel 2018 basteranno le lacrime di Gemma Galgani. Assolutamente, e per chi si lamenta dei problemi nel mondo della siccità, sappiate che basta far intervenire la nostra amica Gemma Galgani e risolverà tutti i problemi. Ma concentriamoci nel clou della puntata. La puntata appunto è stata carica di adrenalina. Maria De Filippi informa Tina che al termine della scorsa puntata Gemma è andata a sfogarsi con la redazione. Il consueto sfogo della dama torinese. Ma perché si è commossa questa volta? Beh, perché ha visto che Ida e Riccardo sono usciti insieme dalla trasmissione. Gemma! Ma che fatto? Poi aspetta. Ah, so cazzo. Gemma ad un certo punto riprende a sorridere nel pensare a Marco. Organizza un'esterna in palestra. Gemma Galgani organizza una bella seratina romantica in palestra. Fa presente a Marco di avere bisogno di un personal trainer perché si vuole rendere un pochino più tonica. Esatto. E qui non ho potuto fare a meno di notare una cosa della vecchia Galgani che mi fa un pochino girare gli zebedei. No, vecchia non si dice. Della signora Galgani che mi fa un pochino girare gli zebedei. La Galgani ha detto testuali parole a Marco: ho bisogno di sistemarmi un po' il fisico, ho bisogno di diventare un po' più tonica. Va bene. Marco gli dice: lavoriamo un po' sui glutei? E Gemma: oh, perché? I miei glutei hanno forse qualche problema? Marco le dice: lavoriamo un po' sulle caviglie? No, le mie caviglie non si toccano. A Gemma: statele calma un attimo. Ma è qui che Marco lancia la bomba, afferma che se dovesse fare il personal trainer a Tina avrebbe tanto da fare. Immaginate la reazione della Cipollari in studio? Avete presente una bomba atomica, nucleare, megafotonica? Quella era Tina, ma è esplosa, che a momenti veniva giù tutto lo studio di Uomini e Donne. Si è inviperita, sostenendo il fatto che lei ha tanta carne soda nel suo corpo. E questo l'avevamo capito. Tanta carne sì, soda sarebbe tutto da vedere, perché dietro quei tendoni da circo è difficile capire la sostanza. Ciao Tina, ti saluto. Va bene, è arrivato il momento di far entrare Gemma e Marco in studio. Tina chiede maliziosamente com'è andata la prima notte. È sempre lì che si punta, è sempre lì. È come se il sesso è il fulcro, è il fulcro della puntata, insomma. Sì, sti due opinionisti, oh, ma hanno proprio il chiodo fisso, mamma mia. Infatti la De Filippi poi la bacchetta un attimino, gli dice che ormai Gemma l'ha ribadito più volte, che per lei non è importante il sesso quanto... diciamo il rapporto spirituale come inizio, anche se qui vorrei dire una delle mie solite parentesi, ma forse è meglio che non la dico. O la dico, voi cosa dite? La dico o non la dico? La dico. Gemma ha affermato testuali parole: Marco voleva fare zicchi zicchi con me, ma io non me la sono sentita perché io non sono disposta a fare sesso senza amore. Bellissima, siamo d'accordo con te, ma ci viene in mente una cosina. Hai frequentato per 8 mesi Giorgio Manetti, con il quale hai dichiarato che l'amore non esisteva. Tant'è vero che quel famoso 4 di settembre l'hai sfanculato. Allora? Angela, una signora del parterre femminile, riferisce che Tina non ha nessun tipo di sentimenti, la bacchetta proprio in pieno. La Cipollari esplode come una bomba, come la dinamite, proprio si vedono i detriti partire in studio. E quindi la De Filippi poi a un certo punto cerca di tranquillizzare la bionda opinionista. Soltanto che lei esce inviperita, cerca di dire le sue ragioni e l'abbiamo persa. Tipico di Tina, esplode, inveisce contro tutti, poi esce dallo studio in maniera tale che nessuno può rispondergli a tono. E qui si ritorna a parlare della storia tra Giorgio e Gemma.
Marco, infatti, durante il suo intervento, afferma sentitamente che crede molto nel suo rapporto con la Gemma Galgani. Ma nel frattempo l'inquadratura si sofferma su Giorgio Manetti, che abbraccia Conserte, alza gli occhi al cielo, quasi come per dire non se ne può più. In questo caso le braccia Conserte sono sinonimo di chiusura. Praticamente Giorgio ha fatto capire, non con le parole ma con i gesti, che non gliene può fregare de meno di questa storia. Bravo Nat. Ed è qui che ritorna a parlare Gemma. Afferma che non vuole fare l'amore con Marco perché ancora non è cresciuto un sentimento. Ed è qui che Maria De Filippi annuncia un quesito e chiede a Gemma: ma con Marco Firpo? Allora eri innamorata. A questo punto Gemma afferma che di Marco Firpo era realmente innamorata, tanto che aveva iniziato a fare dei progetti con lui. Ed è qui che Maria De Filippi annuncia che Giorgio ha da dirle qualcosa. Tu. Giorgio prende la sua seggiolina, si siede pacatamente in mezzo allo studio e comincia a parlare. Sì, Giorgio Manetti precisa un particolare. Esistono due impossibilità, ovvero che non tornerà mai più insieme a Gemma e, seconda cosa, non può dimenticare ciò che è successo tra loro durante gli 8 mesi. E a questo punto la Galgani, indovinate che reazione ha? Il pianto, perché ormai la Galgani comunica esclusivamente piangendo e lacrimando. Ed è in questo momento che a Marco gli sono girate le scatole. Sì, praticamente Marco si è dimostrato molto seccato per il semplice fatto che iniziano sempre a parlare in due e si trovano sempre in tre, in quanto Giorgio, inevitabilmente o in un modo o nell'altro, si trova sempre coinvolto in mezzo alla loro storia. Giorgio a questo punto si arrabbia, diventa rosso paonazzo dalla rabbia e gli dice, minacciandolo, che non è lui che deve dettare i tempi nella trasmissione. E a questo punto Marco accusa Giorgio di non riuscirsi a staccare dalla seggiolina rossa. Il tutto condito da un conseguente applauso del pubblico di Uomini e Donne. Gemma, poverina, si è sentita un po' imbarazzata e a questo punto ritiene di aver già chiarito la questione bacio avvenuta al Maurizio Costanzo Show. Ragazzi, per un bacio ne stiamo parlando da mesi ormai, basta questo bacio. Comunque a questo punto anche Giorgio è seccato, si alza dalla sedia e se ne ritorna nel parterre maschile. Ed è a questo punto che Marco dichiara che non vuole più fare puntate a tre, si alza ed esce dallo studio. Ed è in questo momento che Gemma, in lacrime, raggiunge Marco fuori dalle quinte. Cerca di convincerlo, non sa cosa fare. Comunque i due ritornano in studio. Una volta tornati in studio, Marco, senza troppi peli sulla lingua, chiede a Gemma di voler vivere il loro rapporto finalmente senza nessuna interferenza. E noi diamo ragione anche a lui. Ma soprattutto fa un'azione bellissima, toglie la seconda sedia. Durante il ballo si vede che Gemma è proprio turbata. Maria De Filippi crede che tutte le azioni fatte da Gemma non abbiano un senso. Nel senso che molto spesso si contraddice, perché a parole esprime un concetto, ma con lo sguardo o con le lacrime ne esprime tutt'altro. E Maria De Filippi dichiara che molto spesso non si capisce esattamente che cosa stia pensando in quel momento la dama. Dopo il monologo di Maria De Filippi, Gemma cambia improvvisamente idea ed è disposta ad ascoltare le parole di Giorgio. Quindi, non so se avete capito, vi riepiloghiamo velocemente. Giorgio vuole parlare a Gemma, Gemma si inviperisce, Giorgio si arrabbia, Marco esce dallo studio, Giorgio ritorna al posto, Marco rientra, Gemma piange, poi Gemma ride perché vuole ascoltare Giorgio. Insomma, un gran casino. Giorgio, alla fine della fiera, augura a Gemma di viversi una bellissima storia con Marco. Spera che la loro storia vada a buon fine e afferma di non serbare nessunissimo rancore, né nei confronti di Gemma, né ovviamente nei confronti di Marco. Addirittura voleva fare un ultimo ballo con Gemma per suggellare i ricordi del passato, cosa veramente assurda. Sappiamo tutti quello che c'è stato tra questi due. Ok, parliamo, chiariamo e mettiamo tutti i puntini sulle virgole, visto anche che Gemma in questo momento sta frequentando un'altra persona, ovvero Marco. Ed è qui che interviene Tina Cipollari e dice una sacrosanta verità. La storica opinionista sostiene che le lacrime di Gemma sono per Giorgio e non per Marco, contrariamente a quanto affermato dalla stessa Galgani. E poi anche lei non ritiene giusto che Giorgio voglia fare l'ultimo ballo con Gemma. Pare proprio che la voglia illudere fino alla fine sta donna, insomma. Insomma, la puntata termina qui. Noi vi vogliamo lasciare con un interrogativo. Secondo voi, le lacrime di Gemma in quest'ultima parte della puntata sono per Marco o sono per Giorgio? Fateci sapere esattamente cosa ne pensate perché ci interessa molto. Benissimo, il video per oggi finisce qui. Prima di salutarvi, vi ricordiamo come nostro solito di iscrivervi al nostro canale.
cliccare la campanellina per ricevere tutti gli aggiornamenti e seguirci anche sui canali social. Ciao a tutti da Nat. Ciao a tutti da Giusy.